Sin da quando sono bambino ho sempre riconosciuto il beneficio della parola. Parlavo nella culla mentre gli altri mi guardavano dubbiosi. Parlavo a scuola con chiunque, compagni, bidelli, professori, amici immaginari. Poi crescendo ho continuato a farlo. Parlo sotto la doccia da solo, parlo passeggiando per casa, parlo quando gioco a calcio. Parlo al telefono per ore, parlo persino quando faccio l'amore. Ma questa è un'altra storia. Insomma, parlare è quanto di più naturale possa fare al mondo. Ad un certo punto ho iniziato a balenarmi nella testa l'idea di poter parlare liberamente in un mio spazio creativo. Senza impegni, senza pretese, solo per continuare a parlare, ma con più persone. E perché no? Un podcast. Così ho iniziato a pensare e a scrivere. Poi un bel giorno ho preso il telefono e ho chiamato Sara, una vecchia amica, designer fresca di diploma di head, mica cazzi, e abbiamo provato a dare una forma ad uno studio, a colorare uno spazio. È venuto fuori il jeans e poi un tavolo in legno. Misure, centimetri quadri, metri, prospettive e niente. Ho capito che la geometria delle medie è l'unica matematica che serve ricordare in questa vita. Poi ho dato un altro colpo di telefono e ho chiamato Manu, della Fred Manchester. Uno tutto d'un pezzo, il Peaky Blinder del sound design. Mi ha insegnato cos'è un cavo XLR, come ripulire il suono in una stanza con l'eco della Cappella Sistina, che differenza c'è tra un microfono a condensatore ed uno dinamico e che in Inghilterra non bevono vino. Ho provveduto a spedirgli il casse di un buon Barolo. Ma non basta. Manca ancora qualcosa, un simbolo, un'idea, un logo. Chiamo Fulvio, detto Flake, detto Flavio, 5 anni da compagno di banco al liceo. Un fratello, insomma. Insieme cerchiamo di rappresentare visivamente quello che abbiamo in testa. Nulla. Viene fuori uno strano effetto ricamo, craccato da chissà quale pacchetto Photoshop. Eppure, il nome continua a non venire fuori. Poi, in un freddo pomeriggio di dicembre, con Nara che mi fa da spalla, tutto si allinea. Prende forse la direzione giusta. O magari siamo solo ubriachi. Si chiamerà Gintoneria. E così, dopo qualche mese siamo pronti per spingere click. Gintoneria sarà presto online. Agli amici, alle scoperte, al jeans, al gin e alla parola. Il mio nome è Antonio Giorgino, ma tutti mi chiamano Tony.